Questi ragazzi. Suor Costanza, chi me l'avrebbe detto che finivo gli anni a essere una suora? Una cosa, eh? Quindi vedete, Suor Costanza, vi è simpatica? Ditemelo, perché io ci tengo a sapere. Guarda, io lascio a loro la parola così ti fanno subito loro le domande, ok? A chi tocca? Maddalena, vai. Maddalena. So che da bambina ha frequentato un collegio di suore canossiane. Quindi qual è stata la sua relazione quando ha dovuto proprio interpretare una madre superiora? Beh, ho pensato subito alla mia superiora, che era tre mesi, Madre Assunta si chiamava. E ho detto, qui mi rovino perché poi divento antipatica. È stata mia figlia Giorgia che ha detto così, mamma, fai te stessa, perché io nella vita sono lei, eh. Io sono Suor Costanza nella vita privata. Mi impiccio, do i consigli quando non me li chiedono, mi arrabbio se non li accettano, e tante altre cose. Sono tremenda, sono un po' il Pierino del sabato sera. Altra domanda? Lo Zac di Suor Costanza è iconico, ci racconta com'è nato? Beh, lì sono state le autrici, ho detto Zac, leggevo nel copione Zac, però ho detto poi, ma Zac come lo facciamo? E allora mi sono messa, ho detto facciamo così, sì. Vi devo dire la verità che all'inizio non volevo, mi ero opposta, non lo volevo fare perché mi vergognavo. Invece è un grande successo, anche per strada mi fermano. Suor Costanza, sì figliola, sono io. Come succede per i grandi personaggi di successo, la gente adesso ti identifica tanto con Suor Costanza. Ti fermano per chiedere dei consigli, per ringraziarti? No, per ringraziarti sì, tantissimo. Il mio ossigeno, tutte le mattine esco a fare la spesa. Ma mi riconoscono anche solo dalla voce. Se io sono di spalle dico, mi dà un etto del... Oddio, è Suor Costanza. Allora mi giro subito, sono... perché mi piace. Mi piace. Ci vediamo delle anticipazioni della prossima puntata. Ah. Permesso. Suor Costanza. Ecco. Qual è il problema? Ma oh, ne ho visti di uomini nudi io. Voglio dire, quando facevo l'infermiera, si intende? Ah. Vabbè, vieni, che ti metto il pigiama. No, non c'è bisogno. Io dormo nudo. Ah. Ma sei sicuro che sia tutto a posto? Nella media, sì. Che non hai bisogno di niente da me? La camicia, ecco. Bene, allora noi possiamo andare. Vieni ragazza, andiamo. Vai, su, andiamo. Buonanotte. Buonanotte. Vai, vai, vai. Cosa sto facendo? Voglio molto bene a questo ragazzo. Pierpaolo Spollone. Sì, Pierpaolo è veramente un grande professionista e poi è un po' l'antica, è quello che non ti offre più, no? La gioventù è distratta, invece lui è sempre attento. Valeria mi dice, stai attento, attento lì, e poi mi viene a abbracciare, bacio a mano, tutte cose che ha una signora della mia età. Io sono giovanissima perché ho 86 anni. Ma voglio arrivare. E quindi fa piacere, tanto piacere. Altra domanda, Chiara. Si aspettava di diventare un personaggio così tanto conosciuto e amato? Amore, io ho fatto tante cose nella vita, tantissime, e ho lavorato con i più grandi. Però questo mi ha dato popolarità, ma io ho avuto modo di farmi conoscere dai giovani, più grandi di voi naturalmente, per notte prima degli esami, che io ero la nonna, quella che muore, ma sto ancora qua. Per darvi un'idea
di chi, dei grandi artisti con cui hai lavorato. Vianello, Tognazzi, Vianello, Brammieri, D'Apporto, Walter Chiari, Rascher, Totò. A proposito di Totò, guardiamoci questo filmato. Buonasera! Buonasera! Desidera qualcuno? No, io non desidero nessuno, desidero una camera. Oh, mi dispiace, ma è tutto esaurito. Non c'è un buco libero. E come si fa? Non saprei. Ecco, io domani c'ho la Mosca in piazza. Dico, scusi, ma... Carina, ma lei dove dorme? Oh, io nella mia cameretta. E non si potrebbe fare... Oh, signore, queste cose non sono ammesse. Ma cosa ha capito? Io dicevo, non potrei arrangiarmi nella sua cameretta e rimagare su un divano, sulla sedia? Oh, mi dispiace, non è possibile. E come si fa? Oh, idea! Perché non si va a fare una passeggiatina? E chi dorme nella passeggiata? No, poi ritorno fra una mezz'oretta e può darsi che qualcuno nel contempo sia arrivato, se ne parla, anzi. Ah, sì? Sì, sì, no. Risate. E va bene, faccio così. Andrò a fare una passeggiata e ritorno fra mezz'ora. Sì. Oh, senta, sì. Potrei lasciare il mio bagaglio in deposito? Oh, è meglio di no, non è ancora sicuro. Già, questo pure è bene. Allora fra mezz'ora, Sì. Ciao. Arrivederci. Questa è scema. Carina ma scema. Abbraccio, Abbraccio. Tutto abbraccio. Abbraccio, perché lui ti dà questa possibilità. Abbraccio, quindi, cioè, avevo visto quello che dovevo dire, le cose, ma comunque ho imparato io, non solo con Totò, andare a braccio. Che ricordi hai di lui? Beh, di lui, a parte le rose rosse, che le più belle, credo, le rose sembravano così degli alberi, che mi ha mandato, perché hanno fatto poi una cena dove io non sono andata, perché mi sono... ogni tanto ho le cose importanti, mi ammalo, non mi era venuto il raffreddore e non ci sono andata. Comunque era un uomo molto generoso, mi ricordo che giravamo un film che poi si chiamava Gli Onorevoli, ma è stato tagliato perché appunto si parlava di politica, di corruzione, eccetera. La parte mia è con lui, sì. E lui disse durante la lavorazione, stavamo alla Titanus, momento, ci fermiamo un attimo, stavamo quasi finendo, ha fermato la lavorazione per fare in modo che prendessero i presenti, le comparse, i generici, il caffè. La Tazzulillo caffè. E sai perché? Perché poi è scaduto il termine della lavorazione e sono tornati il giorno dopo a lavorare. Per fargli guadagnare un giorno di lavoro in più. Un giorno di lavoro in più. Valeria, oggi si parla tanto di MeToo, no? E quindi di molestie nell'ambito del lavoro che si subiscono. Tu eri e sei ancora oggi una bellissima donna ed eri una bellissima ragazza. La buonona. Com'è andata? Come ti sei difesa? Ti è mai capitata una cosa simile? Sì, ma... cioè, innanzitutto non provocavo, perché uno si prende la libertà se capisce qualcosa, insomma, non lo so, penso. Perché sennò uno è così a freddo. Comunque io usavo lo schiaffo e il ginocchio. Il ginocchio? Il ginocchio. Quello che mi è servito adesso ballando con le stelle. Per fare zac! Se era il punto giusto andava bene. Veniamo all'incontro che ti ha cambiato la vita e ci vediamo questo filmato. Eccomi qua. Valeria non hai cuore. Lo so, te l'ho rubato io. Il cuore? Ma tu mi stai rubando il posto, scusa. Lo sai, no, com'è questa cosa? Vuoi presentare tu? È chiaro che devo presentare io. Almeno fallo in nome del nostro amore. Ero un giovane vivace, battagliera assai loquace. Arrivai senza annunciarlo, nello scioccarlo non farlo. Io cantavo un po' di cielo. Io vestivo con un velo. Se ti ho fatto un po' l'occhio morto. La colpa è di D'Apporto. Io ti dissi un dì a Sanremo, solo amici resteremo. Io per farlo spiritoso ti risposi, io ti sposo. Stavo sempre accanto a te. E la tournée, se oggi son mezzo morto. Sì. La colpa è di D'Apporto. Vietata, vi siete innamorati, faceva parte del quartetto Cetra, vi siete sposati ed è nata quella che... Ha cambiato la mia vita per la seconda volta, perché la prima è il matrimonio, ho sposato lui e poi è arrivata lei, che è il mio più grande amore. E quando... la facciamo entrare, la tua Giorgia, apriamo la ruota. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna. Mi ha trovata. Mi viene grinta, l'acqua d'incanto, sospira mentre sorme tanto, che ci vuoi fare?
la tua ombra, siete inseparabili, fate tutto insieme. Sì. Due amiche. Sì. C'è una cosa che... Vuoi spiegare tu, che forse io pecco di il fatto della voce, che ci hanno mandato la voce... Ah sì, dunque, in una trasmissione televisiva dove siamo stati ospiti prima di Natale, è stata fatta proprio la domanda sul nostro rapporto. E lei ha detto una frase molto bella, che ora ripeterà lei perché è proprio sua come parole, che poi è stata ripresa, cioè sui social è diventato un tormentone, nel senso che sono tutte immagini di mamme e figlie di tutte le età meravigliose, con dietro la sua voce che dice questa cosa, che è meglio che dica lei. Lo sai lei. Perché Dio ha dato una femminuccia, una bambina alla mamma? Perché nella sua vita avrà bisogno di un'amica fedele e sincera. Ora, siccome c'è la mia mamma che ci sta ascoltando, voi mi avete messo in una posizione difficilissima. Mamma? Beh, è bello questo, sì, è vero, si diventa un supporto l'una per l'altra. Sì. Sai, Giorgio, ci sono i ragazzi oggi e per noi è un onore essere visti, studiati da loro. Così è anche una grande occasione per conoscere quello che loro non hanno ancora potuto conoscere, per esempio anche parlare del Quartetto Cetra. Quindi ci arriviamo, apriamo oggi proprio un ventaglio di conoscenze. La domanda che arriva da voi per loro qual è? Sì, Giorgia, che impressione le ha fatto vedere sua madre esibirsi così bene a Ballando con le Stelle? Allora, io mi sono emozionata tantissimo. Praticamente ho pianto tutte le puntate, infatti si vedeva. Ero fiera di lei perché... Lei ama ballare, è una cosa proprio della nostra famiglia e so quanto ci tenesse a fare questi balli in maniera perfetta perché è una perfezionista. Quindi con tutte, voglio dire, anche le difficoltà, perché Ballando con le Stelle è veramente impegnativo, cioè ti stressa anche molto fisicamente, quindi con fasce, fisioterapisti, eccetera. Io quando vedevo che lei saliva, entrava sul palcoscenico e si esibiva, per me era proprio un'emozione immensa, ogni volta diversa, bellissimo, è stata una bellissima esperienza. Anche per questo, anche per te. Eh sì, certo. Mi sono scoperta una gran ballerina, scusa se mi pecco di modestia. Alla grande proprio. Alla mia età, il fiatone. Riguardala com'era brava quella ballerina. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. E dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciando mi dirai quando non ci lasceremo mai. Dopo ce l'ho una domanda per voi due. Prima do la parola a Martina. Qual è la cosa che l'ha colpita di più della sua esperienza ballando? Quella che mi ha colpito di più? Sì. Beh, devo dire, essere giovane nei movimenti, soffrire in silenzio e portare a termine tutto il desiderio di essere brava e all'altezza del successo che poi ho meritato. E quindi penso che... Ce l'ho messa tutta, veramente. Mi sono fatta un sacco di punture, comunque, non diciamo cose. Sì, però vedi, il segnale che hai dato è stato clamoroso, perché tanti si sono rimessi in gioco proprio a tutte le età, ma chi è più vicino a te d'età è rimasto veramente molto colpito. Voi due sembrate una cosa sola, ma c'è un aspetto del carattere di Valeria più spigoloso che va in contrasto col tuo? È una domanda che vale anche al contrario, Siamo molto diverse, io sono caratterialmente sono identica a mio padre, però ci compensiamo proprio per quello, forse l'eccessivo preoccuparsi per me, lei si preoccupa ancora come se io fossi una bambina piccola, sempre, e delle volte questo un pochino, come dire, ecco sì, ma non è pesante, è un gesto d'amore alla fine, io non sono madre, però... Un po' è come se lo fossi, perché lei mi ha insegnato veramente cosa significa l'amore per un figlio. E quindi è una cosa bella, cioè, sono fortunata. C'è un aspetto del carattere di Giorgia invece che non va d'accordo col tuo?
Che va d'accordo col mio? No, che non va d'accordo. Ah, che non va d'accordo, che lei è ordinata, super ordinata, Rumpini, e invece io sono l'opposto. Ok. Ma trovo tutto lo stesso. Volevo scaldarvi un po', sì, perché adesso io voglio rifarmi a delle dichiarazioni che voi avete bella rilasciato. Che sei, andiamo avanti. La prima è questa. Tua figlia ha detto: mia madre non riesce a trattenersi dal... Secondo te cosa ha detto? Che tu non riesci a trattenerti da... Dal fare che cosa? Dal mangiare i dolci. Sei golosa? Sorbole. Una cosa da non credere. Faccio il dolce per gli amici che devono venire a cena, perché la sera non c'è più. Vediamo se ha detto proprio così. No, mia madre non riesce a trattenersi dal fare gli scherzi. Che cosa? Gli scherzi. Ah, sì, gli scherzi io. Ah, sì, sì, qui sono... Lei no? No, ma parlano di te, infatti. Ah, parlano di me. Tutti gli altri. Amici miei, i ragazzi non l'hanno ancora visto, ma naturalmente, professore, questa è già la seconda cosa che vedranno e studieranno. C'è una scena, sì, cult, no? Dove... Come no, alla stazione noi, Tognazzi con Vianello, ha cominciato Ugo. Cioè, noi scendevamo dal treno con le nostre valigie perché andavamo nei paesini, nelle città e cambiavamo. Qua, eravamo sempre quasi alla stazione. E questi si sono inventati che c'era il treno, che il nostro treno, cioè, loro si mettevano così, Ugo e Raimondo, c'era Bramieri, stavamo lì. E aspettavano che il treno partisse e stavamo tutti, cioè stavano tutti al finestrino, no? E quel treno partiva, loro davano gli schiaffi a questi poveracci che non se l'aspettavano. Tutto vero? Tutto vero. L'ho vissuto io con loro. L'hai tutto fatto vero. Anche tu? L'ho fatto anch'io, sì, ma non come loro. Tremendi. Che ma sai che poi Vianello era tutto un po' tutto un inglese. Gentleman, così. British. Allora si limita. Però pure lei fa, Francesca, degli scherzi incredibili nel quartiere. Cioè, ancora? Che scherzi? Lei ne ha fatto uno che se lo ricordano tutti. Cioè, una cosa... Cioè lei, mia madre ha una maschera che, diciamo, di un uomo che è un mostro, una cosa, un anziano signore ma molto molto inquietante, quindi lei si è messa questa maschera, sono quelle cinematografiche, si è messo un cappello, si è fatta la gobba, si è messa un cappotto e con un bastone ha cominciato ad andare in tutti i negozi dei commercianti dove abitiamo noi. E praticamente non l'hanno talmente riconosciuta che hanno pensato a una rapina, quindi il macellaio la voleva menare. Non lo volevo dire. Il bar hanno chiamato aiuto, poi alla fine lei è stata obbligata, si è tolta tutto e ha detto sono mi sono spaventata. Io. Però ha rischiato. Sì, Salumiere si è sentito male. Esattamente, sì. Diciamo che tu sei un po' la scatola nera dei ricordi di tua madre, no? Sì. E anche di quei ricordi che arrivano da un tempo che ora non c'è più, dove però è nata la televisione, sei anche la scatola nera del quartetto Cetra. Allora, proviamo a questi ragazzi, no? A spiegare chi erano questi grandissimi artisti. Prima ci vediamo il filmato e poi parliamo di loro. In un vecchio palco della Scala, nel gennaio del 93, spettacolo di gala, signore in décolleté, discese da un romantico coupé. Pronto? La più bella sei tu. Chi parla? Il tuo nome è Lili. Sì, sono Lili. Spettinata così. Mi dici scusa? Tu mi piaci di più. Ma chi è che parla? Donna, si parte di tutto. Pure di piacere a te. Sei tu, soltanto tu. Quel desiderio che l'uomo chiama amore. Non ti fidare, parla al mio cuore, gale oste, parla d'amore, che invita l'altro si ama. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, Parla di loro, la mia seconda famiglia, io sono cresciuta
praticamente con una grande famiglia allargata, quindi c'è un grande amore dal punto di vista proprio privato e poi c'è una grande ammirazione ovviamente dal punto di vista professionale, perché penso che sia giusto per i giovani che non conoscono il quartetto Cetra spiegargli che è il quartetto Cetra, perché hanno fatto veramente la storia della musica e anche della televisione italiana. Tanti oggi riprendono dal loro repertorio e provano a rifare quello che facevano loro, quindi cantavano anche a cappella, esatto. Hanno portato la letteratura, certo, in televisione, no? Abbiamo provato a chiedere in giro cosa ricordassero di loro le persone che abbiamo incontrato. Ah. Vedi. Baci mi vicina con la bocca piccolina. Dammi tanti baci in quantità, ma questi baci a chi li devo dar? Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar. Non ti fidar di stelle galeotte, che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Nella vecchia fattoria, quante bestie a zio Tobia, c'è la capra, beh, capra, beh, capra, beh, beh, attaccata al carrozzino, ho sbagliato, attaccata al carrettino, c'è un quadrupede piccino, l'asinello, l'asinello, nello c'è la capra, beh, nella vecchia fattoria, io. So che stai organizzando un grande evento proprio in memoria. Sì, io ho organizzato un grande evento a giugno, lo scorso giugno, perché ricorreva il centenario della nascita di mio padre e ho istituito un comitato promotore per la fondazione del Quartetto Cetra. Il comitato promotore è fatto da nomi molto importanti, sia dello spettacolo che del giornalismo, insomma, quindi abbiamo nomi come Pupi Avati, Walter Veltroni, Maurizio Costanzo, Pippo Baudo, Renzo Arbore. E il mio obiettivo è riuscire a realizzare la fondazione del Quartetto Cetra. Per i giovani, perché il Quartetto Cetra è sempre stato molto attento al mondo dei giovani e io vorrei riuscire a continuare un po' questo loro sogno, e quindi con borse di studio per i ragazzi e con un museo dedicato al Quartetto Cetra, perché noi siamo tre figli, no? Sono io, poi c'è il figlio di Felice Chiusano e poi c'è il figlio di Lucia Mannucci e Virgilio Savona, Carlo. E noi abbiamo tantissimo materiale dei nostri genitori, ma che è preziosissimo, cioè dagli spartiti, ai testi delle canzoni, agli apparecchi, ai provini. E quindi questo io penso che sia una cosa molto importante ed è bellissimo poterlo mettere a disposizione da chi ama la musica, da chi vuole apprendere cultura. Cultura, sì. E se non è chiaro, ragazzi, guardate quella fotografia, perché in quella fotografia c'è il papà di Giorgia, wow, che è stato il marito di Valeria Fabrizi. Grazie di essere stati qui con noi a Ruota Libera. Ragazze, grazie a voi. Zac! Grazie Valeria. Grazie a te. Ciao. E complimenti. A voi, sempre. Ti voglio bene. Di qua. Seccato. Ciao ragazzi, arrivederci.